si possono vedere gli stretti e forti legami che legano la terra, l'uomo, le produzioni della terra, l'allevamento degli animali e la trasformazione dei cibi. Cibi che arrivano in tavola portando segni di sicurezza, segni di qualità, ma soprattutto segni dell'operatività umana. E qui è molto importante la cucina. Cucina nella quale i salumi entrano in primo piano. Farnese, Borbone, le grandi casate, quando festeggiavano i matrimoni, volevano il meglio del meglio. E il culatello compariva sulle loro tavole ed era anche un elemento, un dono di nozze altamente apprezzato. Il maiale nasce al cinghiale. Un animale che l'uomo ha scoperto millenni fa nelle selve e ha incominciato a cacciarlo. L'ha seguitato a cacciare fino quasi ad oggi. Non solo, ma ne ha raccolto i piccoli, li ha portati a casa e qui la donna si è trasformata in allevatrice ed ha inventato l'allevamento del maiale. Già Omero ne parla, i romani l'avevano sviluppato. Plinio il Vecchio diceva che nelle carni maiali possiamo individuare 50 sapori diversi. Tutti i popoli che sono passati nel corso dei millenni hanno lasciato le loro tracce nella salumeria. Antichi Greci al sud, poi dopo i Celti, gli Etruschi, i Romani, giù fino ai Longobardi, Medioevo, poi il Rinascimento e siamo arrivati alla fine dell'Ottocento quando l'artigianato e l'industria creano la grande salumeria, la quale affonda le sue radici nelle tradizioni ben consolidate, e da questo connubio di tradizione, di artigianato e di industria sorgono quei bellissimi prodotti riconosciuti dall'Unione Europea come DOP ed IGP e tanti, tanti altri seguiranno. Lavorare le carni di maiale e trasformarle in ottimi salumi non è certamente facile. Non era una conoscenza in mano ai contadini, ma era una conoscenza che avevano alcune persone che giravano per le campagne. Erano gli itineranti, i vagabondi medievali chiamati norcini. Sono stati loro che hanno mantenuto questa conoscenza, l'hanno passata anche di padre in figlio e l'hanno tramandata a noi fino alla fine dell'Ottocento, quando è passata all'artigianato. Un artigianato che poi si è sviluppato nell'attuale industria.